Tirate sul pianista è il secondo film di Truffaut dopo lo strepitoso esordio dei 400 colpi e la prima incursione nel noir, questa rassegna legata a Sogni in pellicola, in particolare mette a confronto i film di Truffaut con il genere noir. Il genere noir è tipicamente americano e Truffaut diceva che non voleva fare un'ambientazione all'americana e neppure un'ambientazione del tutto francese, per cui ne esce un misto. Da un lato avete i luoghi tipici del noir, il locale notturno, la malavita, e invece la pensioncina da quattro soldi dove vive il pianista. E tra l'altro è curioso, il titolo del film è una parafrasi della frase più famosa «Non sparate sul pianista», che si dice fosse nei film western un'indicazione data ai clienti per dire «Non coinvolgete il pianista nelle vostre sparatorie». Qui invece sparate sul pianista perché il povero protagonista resta davvero coinvolto nelle malefatte del fratello e quindi avrà quel destino che purtroppo hanno gli eroi del noir. Insomma, si ritrovano inseguiti, minacciati e ci sarà l'epilogo finale che naturalmente non vi racconto. Naturalmente è anche un film legato a quel periodo della Nouvelle Vague e quindi Truffaut non rinuncia a mettere qualche pennellata d'epoca. Ad esempio, una delle donne che va a letto col pianista si abbassa il lenzuolo e fa vedere il seno scoperto, nudo, e dice: questo non si può far vedere in televisione, lo vedete solo al cinema, lo si può vedere solo al cinema. E quindi era un modo per strizzare l'occhio allo spettatore e dire: guardate che il cinema ha una libertà espositiva molto maggiore di quella che può avere la televisione. Buona visione.